Tu hai scritto sul desiderio della politica, Sì. cosa per te che... Sì, No, lascia che io prendo per sì, te sì, sì. di esempio. Il desiderio della politica è qualcosa che non è dell'ordine della necessità, nel senso che io ho visto che alcune donne hanno desiderio della politica, che è il senso di aprire uno spazio di discussione, dibattito, partecipazione, in modo che anche altre esprimano quello che è il loro desiderio, desiderio di vita, desiderio di mettere in circolo idee, desiderio di far fluire idee, azioni, pratiche, ed è uno spazio che si apre e che in qualche modo attira anche altre donne, anche altri uomini, in una modalità libera, all'interno della quale c'è sempre però una invenzione di pratiche, non è diciamo caotica. Poi prende delle forme di pratiche che in qualche modo poi contaminano altre situazioni, altre donne, anche altri uomini, e hanno la possibilità di modellare degli spazi che però hanno la forza di vivere per quel tanto che il desiderio vive. Cioè la forza di questo tipo di politica, è quella che de desidero, è quel tipo di politica che nasce per un movimento di desiderio, di apertura e può anche accettare di concludere alcune forme e in questo senso non ha bisogno di irrigidirsi in un'organizzazione statica, anche se poi forme di pratiche vengono proposte e in questo senso sento che la politica, quando c'è desiderio di politica, è una politica che sta in circolo, in relazione con l'esistenza e col movimento stesso dell'esistenza. In questo senso, questo desiderio di politica si separa molto da una politica che invece ha paura di morire e che quindi si rigidisce in forme statiche per questa paura della conclusione, com'è. Invece se affronti questa paura della conclusione come un elemento che fa parte del movimento stesso della politica, ti permette di inventare, di aprire e accettare che le cose si concludano senza irrigidire in un'organizzazione che ripete identiche certe forme. E il desiderio della politica è qualcosa che se tu una volta hai sentito, può anche in qualche momento della tua vita sentire che viene meno, però lo conosci, sai ritrovarlo in altre quando in te viene meno e quindi in qualche modo ritrovarlo nel desiderio di altre e legarti a loro quando senti che per te in qualche modo viene un pochino meno. Ed è il lievito, diciamo, proprio l'elemento del lievito che secondo me rende gioiosa la vita, perché è una forma di crescita con tutti gli altri, una crescita comune e fluida come... Non so Sì, se... tu lo vedi oggi nella politica europea, nei paesi europei di oggi. Beh sì, ci sono tantissimi momenti di questo desiderio, questo momento in Europa in cui è fortissimo, io sento questo tipo di desiderio di politica come, beh, è il caso della Spagna di questi giorni, si sente chiaramente che le ragazze e i ragazzi che sono scesi, che hanno preso Plaza del Sol a Madrid, avevano un desiderio di politica che nasceva non da una causa, cioè non c'è un rapporto di causa ed effetto in questo tipo di situazione, nasce per un desiderio che non è determinato da una necessità, nasce come un evento spontaneo che però poi, pur nascendo come discontinuo, prende delle forme e questo è chiaro in Spagna, in Italia anche tutto il movimento che c'è stato adesso della discussione attorno all'acqua, bene comune, attorno al nucleare, sono forme di movimento, di apertura della politica che nascono spontanee, che però poi trovano delle forme proprie, delle forme in qualche modo caratterizzanti. E poi beh, innanzitutto bisogna non bisogna interpretarli all'interno di una logica di potere. La prima cosa è anche leggerli per quello che è il loro movimento autentico e non leggerli come una strategia rivoluzionaria, per esempio. Cioè se tu li leggi come una strategia rivoluzionaria, immediatamente li riporti a un rapporto di mezzi
per raggiungere dei fini già previsti, mentre in questo tipo di situazioni sono delle azioni politiche che in qualche modo nascono per un desiderio, non per l'ottenimento di scopi in un certo modo. Se tu li vai a leggere come mezzi strumentali per un fine, già li inquadri all'interno di una logica di potere e in questo senso non gli riconosci questa autenticità come... E poi appunto per chi sta all'interno, come io mi considero all'interno di un movimento, occorre affrontare risolvere la paura della fine, diciamo, accettare che se qualche cosa si conclude poi qualche cosa altro si riaprirà, perché il potere è nei suoi modi migliori, il potere nasce dal desiderio di non far morire ciò che ami, volendo dare al potere il meglio di quello che è del potere, è che il potere in qualche modo, quando tu ti appoggi al potere, è perché tu desideri non far morire ciò che ami, quando in qualche modo sta concludendosi, come...